la partenza, però ci soffermiamo. Immagini bellissime sia dal basso che dall'elicottero. Canella e Gria stanno per partire, dunque sono le 18:10 per questo rally delle Valle Solane edizione numero 40. Vediamo che davvero manca pochissimo. Tanino, diciamo di poter commentare subito le prime, diciamo così, il primo tratto di questi 2,350 km di Canella e Gria. Qui vediamo l'elicottero dell'Eliossola, è praticamente tutto pronto per Canella e Gria, che ricordiamo corrono con la Renault Clio Super 1600, ovviamente nella classe S16. Ecco che sono quasi pronti, sono andati via, la partenza viene registrata con la cellula fotoelettrica in modo che non ci siano problemi. Allora, possiamo cominciare anche qui. Ecco Canella che ha affrontato il primo rettilineo con la prima curva destra, adesso c'è un altro rettilineo lunghissimo e poi, come ho detto prima, ci sono delle curve quasi tutte a 90 gradi, perciò è una prova essenzialmente di potenza. Le gomme sicuramente sono delle slick, mescola morbida per avere più tenuta. Ecco, qui è un leggero derapage. Ecco, sempre al solito ci sono i rettilinei con queste curve a 90 gradi, un po' di spettacolo per la gente che hanno intraversato proprio vicino a noi. Adesso c'è una curva sulla destra e la prova è pressoché finita. Adesso fra un attimo ci comunicheranno il tempo. È partito Pozzi, abbiamo però a linea di partenza Vincenzo Amato con il commento a caldo dei piloti che stanno partendo. A te, Vincenzo. Allora, mi date la linea? Vincenzo, sei in linea? Sì, allora abbiamo qui con noi Giudici, provo a sentire un attimo. Giudici, una macchina, la Super 1600, un po' difficile anche da domare. Adesso la proviamo, primo giro tranquillo, poi domani inizia la gara, proviamo da domani. Allora, mancano proprio pochi istanti, avete provato bene in questi giorni? Sì, abbiamo provato. Scusi che devo andare. Stanno per partire, non possiamo poi soffermarci più di tanto, però andiamo anche a sentire gli altri piloti. Abbiamo con la numero 4 adesso Pastore, un altro dei piloti che è considerato tra i favoriti, che potrebbe essere potenzialmente uno dei papabili anche alla vittoria. Vediamo un po' se ha voglia di tirare giù il finestrino. Bussiamo. Allora, Pastore, hai voglia di dirci qualche cosa prima di partire? Aspetta che ci infiliamo quasi in macchina, anche se mancano pochi secondi. Pastore, allora sei carico? No, carico mica tanto, macchina nuova, gara vecchia, speriamo che vada tutto bene. Almeno che non piova, da divertirsi un pochettino. I conti si fanno domani sera. Beh, però bisogna cominciare già da adesso, dai. Vabbè, faremo il nostro meglio, come sempre. Ok, grazie a Pastore, ma mancano proprio pochi protestanti, lasciamo partire. È davvero tutto altamente spettacolare. Adesso abbiamo Fabrizio Vineis. Aspettiamo che si porti un attimo più avanti. Partito, non ha fatto per la verità una bella partenza Pastore. E allora vediamo un po' se Vineis ha voglia di concederci un istante del suo tempo. Allora, Fabrizio? Allora facciamo. Ah no, lui ha addirittura. Ah, ma addirittura questa macchina c'ha anche i vetri elettrici. Ah, sto scherzando. Abbiamo anche il condizionatore, ma non bisogna dirlo. Non lo raccontiamo a nessuno, giuro. Siamo vecchietti, se non abbiamo un po' di comfort. Però mi dicono che la tua bella età, caro Fabrizio, che poi è come la mia, è andato ugualmente molto forte. Ma penso che non sia mica vero, insomma. Noi cerchiamo di divertirci, quello sì. Vincenzo, attenzione che... Allora, ecco qualcuno che prende la gara con lo spirito giusto. Complimenti Fabrizio, in bocca al lupo. Lasciamolo. Vincenzo, sì. Attenzione perché Giudici ha già fatto un piccolo intraversamento. È riuscito per fortuna a tenere la macchina, ma adesso avremo anche i primi tempi. Quindi ti prendo la linea perché diamo i primi tempi già delle prime tre macchine che hanno concluso. Sì, non vi ho sentito molto bene, devo dire. Hanno concluso il tempo le prime tre macchine, quindi vi diamo già i parziali.
Sì, Tanino, allora intanto qui vado a vedere anche il mio amico Andrea Valli, il vecchio bene, amico Adolfo Fornara. Ciao Adolfo. Il tempo è di Giudici con 2.02, il secondo tempo è di Pozzi 2.06.02 e il terzo tempo adesso è di Cannella 2.06.09 centesimi. Spero abbiate sentito bene. Allora Valli, una macchina nuova, è l'unica Puma in gara questa? Sì, è l'unica Puma, speriamo in una buona gara. 4 per favore. Ora un in bocca al lupo anche a loro, sono i due ragazzi di Borgomanero. Adolfo è una vecchia conoscenza del mondo sportivo. E poi andiamo a sentire anche Lovato, che è il pilota di Varese, che abbiamo già partenza davvero a fulmicotone per Andrea Valli, che fa coppia con Adolfo Fornara. Eccolo qui, allora Lovato lo andiamo a ritrovare un'altra volta, l'abbiamo già sentito, abbiamo appena sentito poco fa, però le persone simpatiche le possiamo ancora intervistare. Questa è una delle poche Subaru in gara ed è una macchina molto potente, un po' troppo camion forse per queste strade. Allora sì, diciamo che le strade della Val d'Ossola sono un po' più strette rispetto alle esigenze di questa vettura, però va bene, noi siamo qui un po' per divertirci e questo le strade ci daranno una mano, insomma. Vincenzo! Okay. Grazie allora. Vincenzo, sì? Ti prendo la linea perché c'è stato subito un intraversamento di Vineis e subito per una notizia importante ai nostri telespettatori, perché il miglior tempo è quello di Andrea Giudici con fatichi su Fiat.S Super 1600 2034, che ha dato praticamente 3 secondi sia a Pozzi che Cannella, quindi prima mini sorpresa del rally con questi 3 secondi guadagnati da Giudici, nonostante lo abbiamo visto controllare la macchina un po' difficoltosamente in un rettilineo. Adesso avremo man mano anche i tempi degli altri con Pastore, che 2.307, solo 3 decimi di distanza da Giudici. Adesso commentiamo insieme a Tanino, abbiamo la Ford Puma di Valli e Fornara con il numero 11. Vediamo i rettilini lunghi, Tanino, con le curve secche, abbiamo già visto 2-3 macchine attraversarsi. Ma vedo che qui bisogna girare come in pista, fare le traiettorie, allargarsi e chiudere, e specialmente sui rettilini tenere giù tutto e poi fare delle staccate, sennò inevitabilmente perdi dei secondi. Sicuramente sia Cannella e Pozzi sono andati col freno a mano tirato proprio in sicurezza, gli anni hanno un po' esagerato, tanto è vero che qualcuno si è leggermente intraversato. Adesso continuiamo a seguire il numero 6, che è Lovato in coppia con Molinari sulla Subaru Impreza, la prima Subaru Impreza che vediamo. Vediamo il rettilineo, la staccata pulita da parte di Lovato che è in coppia con Molinari, il lungo rettilineo che porta, lo vediamo con le nostre immagini dal basso. Lovato, io Vincenzo ti ridarei la linea per le partenze. Sì, allora, grazie, non riusciamo a sentire Beccari perché sta per partire, però possiamo sentire Feliciani che è qui con la gloriosa Lancia Delta. Allora, tutto ok? Sì, ti sento pochissimo. Tutto bene, speriamo che non piova domani. Ok, lasciamo partire. Allora, lasciamo partire anche Feliciani con la Lancia Delta integrale. È davvero molto spettacolare questa corsa, è affascinante anche vedere questo pubblico. Allora, intanto i commissari ci hanno raccomandato anche di ricordare ai piloti, dopo che li abbiamo intervistati, di tirar su il vetro, perché rischiano di partire col vetro abbassato, che non è proprio il meglio che si possa fare. Mentre vediamo che sta arrivando anche la vettura, la numero 9, che è una Citroen. Vincenzo, allora ti riprendo la linea per commentare un attimo con Tanino i primi tempi. Adesso abbiamo anche le immagini dall'alto dell'elicottero, ci stanno girando Feliciani e Lovato con la Subaru, Tanino la prima Subaru in corsa. Ma
La prima Subaru ho visto che tiene un comportamento essenzialmente corretto, non dà segni di nervosismo. E adesso c'è il 7 Beccari Milano, sempre con la Subaru Impresa N4. Sono macchine che hanno sui 250 cavalli, adesso questo qui fa un po' di numeri sul rettilineo, ma è lento, molto lento. Riassumiamo i tempi: fino a questo momento c'è Giudici che è in testa con 2.304, davanti a Pastore 2.307, 2.6 sia per Canella e Pozzi, 2.7 per Vineis e Mosca, Peugeot 206, altra macchina che al Vaglio Solane può dire la sua, Tanino. Ma il Peugeot 206 dopo la Renault Clio e la Fiat Punto è la terza macchina che effettivamente può dar fastidio. Sono tutte sempre macchine piccoline, 1.600 di cilindrata, con i cambi corti, coppia bassa e via. Ecco, in attesa di arrivare i numeri più, diciamo, appetibili, come Negri, come Saglio, come Ridman, come Beltrami, andiamo un attimino, proprio due minuti in pubblicità, torniamo subito dopo. Riprendiamo la linea, macchina numero 8 con Feliciani e Folci, la Lancia Delta, una delle Lancia Delta. Ma questa qui è un revival della famosa HF Deltone della Lancia, che ha mietuto successi. Sicuramente questa qui è un gruppo N con poca cavalleria, però si sta difendendo abbastanza bene. Vincenzo, ti ridò la linea in partenza. Sì, allora, aspetta che abbiamo qui Bazzani e Luca Zumello, adesso vediamo di sentirli. Una vettura piccola, la vostra, vediamo un po' se riusciamo a farci sentire. Dico, una piccola vettura che però su queste strade dovrebbe andare abbastanza bene. Sì, come macchina va bene, io sono un po' arrugginito, comunque la macchina c'è, il pilota si deve fare. Comunque speriamo che vada tutto bene, di divertirsi e far divertire e via. Ecco, lo stanno per partire anche Bazzani e Zumella, però mi sembra di capire che qui tutti questi piloti che dicono di essere vecchietti, a cominciare appunto da Giudice Lovato, poi abbiamo visto che stanno andando in realtà molto ma molto bene. Allora, se posso continuare a sentire ancora qualche pilota, abbiamo un'altra a Citroen, che è quella di Gabella, lo lasciamo venire un attimo più avanti, intanto che Bazzani sta per partire. È stato un momento quasi di falsa partenza da parte di Bazzani, non abbiamo capito cosa sia successo. Allora, intanto abbiamo qui Gabella, che invece ha un'altra età. Allora, avete provato abbastanza in questi giorni, visto che ci sono delle prove nuove? Sì, non proprio tantissimo, perché non siamo proprio, veniamo da Torino, diciamo. Poi abbiamo deciso di farlo all'ultimo minuto. Con queste prove speciali sono molto guidate, conta davvero moltissimo il pilota, e avere una macchina di piccole dimensioni su queste stradine potrebbe essere fondamentale. Sì, diciamo, sulla prova sicuramente di Aurano può fare, eh. Noi partiamo sul tranquillo, poi vediamo come va. Bene, in bocca al lupo allora anche a loro. Vincenzo, sì? Ti riprendo la linea, te la ridò, me la richiedi quando c'è Andrea Saglio prima di partire. Adesso con Tanino Orlando facciamo una notazione tecnica, dicevamo curve da fare leggermente traversanti, okay, per cercare di ottenere il massimo. Ma queste qui sono curve che alla fine del rettilineo devono essere fatte leggermente di traverso per avere più velocità, ecco, e per essere più veloci nel rettilineo successivo. Volevo però interrompervi se possibile. Logicamente c'è qui Davide Negri. Che è una prova spettacolo. Va bene, Vincenzo, andiamo, ecco, con Negri. Allora, c'è qui Davide Negri, che è un altro dei piloti che va veramente molto ma molto forte, è sempre stato protagonista su queste strade. Davide, allora, come va stavolta? Spero bene. Tanti anni che arrivo sempre lì e mi piacerebbe una volta veramente vincere. Ci voglio credere e ce la metterò tutta. Questa volta è una vettura che è anche particolarmente bella e competitiva, soprattutto una vettura anche, diciamo, abbastanza piccola rispetto alle vetture che guidavi gli altri anni, come le Lancia Delta. Potrebbe essere favorito questo in qualche prova speciale? Sicuramente, però è la fine che speriamo che vada tutto bene. In bocca al lupo Negri. Allora, dunque, dopo Negri abbiamo però anche Andrea Saldo, se fosse possibile. Io continuo a tenere la linea se volete. Vincenzo, vai che c'è Saglio e Ridman, vai pure. Sì, ma io vorrei sentire intanto
Andrea Saglio, l'ultimo vincitore di questo rally delle Valle Solane. Andrea, mi sembri un po' teso, è una mia impressione? No, direi carico il giusto. Quest'anno sicuramente ci sono più avversari competitivi, soprattutto Pozzi, che anche lui ha un passato a livelli nazionali, qui sicuramente sarà un grande avversario. La macchina è ottima, il navigatore è superbo, quindi direi che affronteremo al massimo la gara. Cosa pensi di queste prove spettacolo con tutto questo pubblico? Ma carina per la gente, per noi piloti onestamente non è un granché, però vabbè, insomma, la facciamo per poi andare a Crodo. Allora, una specie di allenamento. A Crodo ci sarà già una prima significativa valutazione di quello che saranno i valori in campo. Certo, esatto. Vediamo. Lasciamo andare Andrea allora, perché è il momento proprio della partenza. Siamo arrivati in questo momento davvero al clou di questo inizio di rally, e adesso andiamo a un altro motociclista che è il mio amico Davide Riedman, funambolico pilota. Sì, questo rally, Davide, sembra tagliato un po' su misura per te, o sbaglio? Speriamo, hai visto davanti chi c'è, il mio amico Negri? Ho visto, infatti, questa è la corsa degli ex motociclisti, c'è anche Filisetti, tra l'altro, che forse tu ricordi. Ci ritroviamo con Negri, dai, va bene. Allora, c'è una prova speciale in particolare che ti piace, Davide? La Monte, la Crodo, e le altre anche giù non sono male. Quest'anno la macchina è quella giusta, finalmente? È sempre stata giusta la macchina, dai. Ma anche il pilota è sempre stato giusto? Speriamo che sia la volta buona. Allora, grazie a Davide Negri, che ha subito ricordato e riconosciuto i suoi ex avversari di pista ai tempi del motocross. C'erano infatti davanti a lui, l'abbiamo appena sentito, c'era Davide Negri, e poi c'è anche Filisetti, che è un altro ex pilota di motocross. Vincenzo, ti riprendo la linea perché stiamo vedendo